tutti quanti all'appuntamento del mercoledì mattina 9:15. Avete visto l'eurodollaro come è salito ieri? Ma perché è salito l'eurodollaro? Ma perché è sceso? Non si sa il perché. Cioè, io non lo so. Adesso questa discesa qui, in questa candela delle 9, secondo me sarà eccezionale vedere come la candela delle 9, secondo me, non mantiene questa linea rossa che ha. Questo è il mio intuito di oggi, quindi questa candela lunga rossa, oggi magari vediamo di riuscire a fare un'entrata rialzista durante il webinar. Qui vedete che c'è un backtesting che sta correndo, ho alzato un po' la partenza, parte da 3.000 perché va, cioè, io ho sempre detto che il minimo è 1.000 speculativi, no? Però per rendere certe tecniche, questa è una tecnica, per esempio, se vedete qui, la prima è 10, la seconda è 11, 12, 13, ok? Poi si va a 15 e così via, no? Quindi sono posizioni in progressione, quindi non mi bastano 1000 euro perché non posso fare un backtesting sotto il 0,10, perché se lo metto a un micro lotto non mi apre 1,1 o 1,2, non ci sono, ok? Potrei partire a 0,05, ma avrebbe anche dei problemini. Quindi parto da 0,10 e sono dovuto partire con un conto da 3.000, che va bene lo stesso, non sono tantissimi. Diciamo 1.000 euro o meno, però 3.000 si possono fare lo stesso. Infatti, vedete che da 3.000 il backtesting si porta adesso al 21 marzo, quindi prendiamo il 15 marzo, è a 5.000 euro. Qui era buy and sell, quindi era flat, a 5.300 euro, 2.300 euro. Fino al 15 marzo non è tantissimo, cioè non è speculazione pura. Sto cercando di trovare un backtesting dove renda tutto un po' più leggero, senza avere quei salti di preoccupazioni del cavolo. Ma adesso è tutto quanto, mi ha sparato tante operazioni in serie. Se continuasse ancora, invece, continua a salire o viceversa. No, Mauro, non è su H1, è su H15 minuti per il momento. Sei sempre alla ricerca, eh? Però se tu vedi, persisto nel fare i backtesting, ne faccio minimo, 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 minimo uno al giorno. Cioè, quando apro il PC, metto delle impostazioni e provo. Mi vengono delle idee, magari quando non sono al PC me le segno. E poi le provo al PC. Quindi il backtesting non è che sia un caso, metto così e va. No, ma per il momento, cioè, sto cercando veramente di fare tutti i tipi di backtesting che mi possono venire in mente su diversi time frame con diverse tecniche per cercare veramente la possibilità di dire: ok, con un conto da 3.000 io posso stare tranquillo, sicuro, non guadagnerò subito. Raddoppio, non andrò a raddoppiare il conto subito, però nell'arco di un anno da 3.000 magari mi porto a che ne so, 100% su 6.000, poi se supero il 100% mi fai 4-5.000, fate il conto con un conto a 10.000, se ogni anno lo duplicate o che ne so, fate il 150% sono 15.000 buoni, quindi va benissimo dal punto di vista speculativo, forse non proprio, ma dal punto di vista di investimento va sicuramente molto bene, quindi lo lasciamo andare, continua ad andare, vedete da 0,10 è arrivato a 0,19, 21, a 21, poi a 21 si chiude, cioè, ma la posizione più grande è stata 0,21, però dovete calcolare che 21, 19, 18, 16, tutto il resto, tutto complessivo, tutto assieme, arrivo quasi quasi a un lotto, ok? Quindi un lotto con un conto da 5.000 si può sopportare. Okay? Poi ritorna a 10 e va avanti, ok? Quindi così funziona. Finora non ho drawdown passivi molto pesanti. Poi lo vedremo nel rapporto. Sicuramente non ce la fa adesso perché siamo a 30 del 2017. Vedremo adesso il punto più critico che è sempre maggio, vediamo come si comporta lì, ok? Forse questo riusciamo a vederlo. Poi non è detto che durante il webinar il conto si brucia, quindi non va bene. Sto cercando di capire proprio per superare il maggio. Infatti non ho messo ancora il 2006-2015, sto guardando veramente solo il 2017 che mi interessa assolutamente. Quindi dal 1º gennaio 2017 fino al giorno d'oggi. Bene, questo lo lasciamo correre in disparte. E qui abbiamo l'euro-dollaro sul time frame H1. Allora, tanto andiamo prima l'H1, andiamo a vedere il daily, che è quello più
Allora, minimo assoluto col punto di domanda e lo spostiamo qui, perché il minimo assoluto potrebbe essere veramente questo, quello di ieri, che ha dato via questa bella candela Finn Barry rialzista, di cui, guardate qui, caso, è arrivato nella zona 1.15.18, però si è fermato, 15.18 si è fermato. Attenzione che probabilmente faremo un'entrata long adesso, aspettiamo ancora un po', un paio di minuti, però l'entrata long la dovremmo fare qui. Sto guardando un attimino, abbiamo una discesa, intanto cominciamo a segnare i massimi, prendiamo questo, prendiamo questo qui, ok, cominciamo a segnare anche i punti che ci servono. Contiamo 30 pips. Ancora presto per farla, la lasciamo andare. Nel daily, però, quello che è importante è se è finito qui il ciclo mensile, da questo minimo qui mi devi fare 300 pips, più o meno di media. Vedete, anche qui ne ha fatti 430, una media di 300 li fa. Ok, quindi nella ripartenza dal ciclo mensile mi fai 300 pips, io ti tengo, ok? Fino alla media a 100 periodi in ogni caso. Quindi, questo, se questo è il minimo assoluto, che ancora non lo so, però concorda con l'andamento ciclico. Vedete che abbiamo una bella M ciclica, abbiamo una fine qui. Da metodo ciclico avrei addirittura un massimo crescente, me lo posso anche segnare, anzi me lo devo segnare perché mi serve. Fino a prova contraria, fino adesso non ho altri punti, quindi mi devo segnare questo, me lo segno, me lo metto verde e questo qui. Ok? Quindi questo potrebbe essere anche un rimbalzo. Non penso, ve lo dico direttamente, che oggi la giornata mi concluderà rossa, ok? Penso che la giornata oggi, questi 30 pips che mi ha fatto di discesa stamattina dopo il pre-borsa, quindi all'inizio della borsa europea incomincia a scendere, mi va bene che l'ha fatto adesso nell'ultima mezz'ora, anzi, è incominciato un po' prima dell'ultima mezz'ora, ma va bene perché d'ora in poi, aperta la sessione europea, potrebbe incominciare a risalire rompendomi il 15-18, quindi 1-15-18. Riporto sicuramente in avanti. Io vorrei ad arrivare per chiudermi delle posizioni, praticamente vorrei arrivare in questa zona qui, 1.15.30, quindi poco dopo. Però abbiamo questo pivot che finora, se andiamo a vedere nel time frame H1, il pivot negli ultimi tempi qui non è stato toccato e tutto il resto è sempre stato toccato. Quindi qui potrebbe essere che me lo sfiora, sono 7-8 pips, può darsi anche che non me lo tocca. Quindi se mi abbandona dal pivot, qui sotto non ci arrivo più. Ok? Quindi sto anche a guardare questo. Daily, come abbiamo detto, abbiamo questo minimo assoluto che ce lo teniamo buono fino a prova contraria. Se incomincia ad andare su, diventa verde, incominciamo a cercarsi dei long. Sulla candela weekly abbiamo qui ancora il metodo delle onde di Elliott che ce lo portiamo avanti da mesi. Ancora non è chiara questa situazione. Qui siamo sul 50% di Fibonacci, quindi una bella lezione. Da manuale capire, attenzione, io sto per entrare long, non adesso, ma eccolo qui, aspettiamo un attimino. Long per me adesso è euro-dollaro. Allora, siamo sopra l'open price, lo vediamo da qui. Siamo in una zona rossa, quindi non sarebbe completo l'entrata, però abbiamo trovato un breakout di queste zone qui. Quindi in questa zona qui io cerco un ritracciamento rialzista, quindi un ritracciamento, quindi già il 23,6, 38,2 potrebbe andare bene, ok? Non ho aspettato altro che questo breakout. Attenzione, la posizione è andata in positivo adesso. La teniamo monitorata qui, l'ultimo 10,40, 10,40, sì, ok, ci sta, questo me la marco, ok, sta andando bene, quindi ok, vedete si sta rimangiando la candelina. Primo livello di Fibo. Ok. Bene, torniamo a noi. Sul weekly abbiamo le onde di Elliott. Forse questo distruggo un attimino, però non lo voglio togliere, lo abbasso un attimino, così lo vediamo dopo. Vediamo le onde di Elliott 1, 2, 3, punto 4 non può essere perché mi hanno detto che è troppo basso, quindi diventa un punto A e
adesso questo qui potrebbe diventare il nuovo punto B, oppure A, B, C ci sta, quindi questo è lo 0 e deve ripartire. Non mi piace, c'è qualcosa che non mi piace. Concentriamoci sulla fine dell'analisi. Prendiamo la penna e guardiamoci bene questa analisi. Qui mi fa il punto 3. Scendi per cercare il punto 4, non lo trovi perché mi vai anche addirittura sotto il punto 2 e mi fai qui il punto A. Ok? Però qui ho già l'intenzione di punto A, B, C. Ok? Se qui però è il punto 1, non mi puoi fare una cosa del genere, me la devi fare più in alto. Quindi il punto 1 me lo aspettavo qui. Ok? Bene. Mi continui a fare questa zona qui. Che cos'è? Non riesco a trovare un punto C. Se questo però è la parte più bassa, ok? Allora avrei, secondo me, cioè, sarebbe stato più carino vedere un punto C, un A, un B, un C così, ok? Però avrei una cosa doppia. Quindi calcolo che questo ABC è quello più giusto. Qui ho, se mi rimani qui, mi riparti a rialzo, mi fai così, allora al punto 1. Quindi questa cosa qui non la calcolo, cioè il punto 1. Se invece mi vai giù, allora ho il punto C più in basso. Una M cicli a ribassista. Tu, Mauro, stai cominciando a vedere le M cicli che dappertutto. Secondo me, quando passi davanti al McDonald's, vedi pure la M ciclica. Sì, questa è una M ciclica. Sicuramente allora, la passione dei cicli purtroppo non diventa solo passione, diventa una mania di persecuzione, come si dice? Persecuzione. Se praticamente dove vai, infatti ti chiami Mauro, quindi c'è la M davanti, quindi sei proprio. Però i cicli ti lasci, non riesci più a lasciarli perché in un certo modo rispettano sempre quello che ti aspetti. Quindi o una M ribassista, M laterale o ribassista, te la ritrovi sempre, quindi la ritroverai sempre nei grafici, però è difficile poi da interpretare. Adesso qui, proprio perché mi hai fatto questo, questa qui è una M ribassista, ok? Però, oppure prenditi una più grande, che sarebbe questa qui, però, ma prendiamo l'ultimo pezzo. Può essere ciclica questa? No, questo è il punto più basso, quindi se non mi vai qui sotto, io da qui mi parte qualcosa, ok? Quello che sto puntando io è a questa ripartenza. Se tu mi riparti, ok, e io ho accumulato tanti long, mi parti, non devo avere paura di chiuderli qui, perché probabilmente mi andrai a rompere anche questa zona qui e sarai di nuovo sulla parte alta. La banda dei bonus si allargherà e troveremo un nuovo massimo rispetto a questo. Quindi i long, secondo me, sono da tenere minimo minimo sopra questo massimo, che sono 358 pips. Quindi 358 pips, se andiamo a vedere all'interno di questo è il ciclo mensile, ok? E se sei un ciclo mensile che chiudi rialzista, il prossimo ciclo mensile sarà rialzista, probabilmente, a meno che non mi fai un ciclo poi ribassista e incomincia tutta la fase ribassista. Però se io dopo una fase di cicli mensili ribassisti ho il primo ciclo rialzista, probabilmente sarò in una ripartenza annuale, quindi anche questo è da tener conto. Ogni tanto riprendere un po' le redini del gioco fa bene, perché guardate, abbiamo questo andamento qui, ok? Quindi questi sono tutti i cicli che sono diventati ribassisti e questo è il primo ciclo rialzista se mi chiudi così. Quindi se mi chiudi così mi riparte un ciclo, mi riparte anche una distribuzione annuale, che poi annuale non vuol dire che mi dura un anno intero. Questo qui, per esempio, il ciclo annuale è partito qui, che è l'11 novembre del 2017. Adesso siamo a ottobre, ci starebbe, però il ciclo è partito qui ad agosto. Non è un anno intero, è di meno, però si chiama ciclo annuale lo stesso. Ok? Ok, andiamo a vedere. Visto che stiamo parlando di questo, due medie che io uso sempre sul ciclo annuale sono queste due medie qui, questa gialla, esponenziale a 65 periodi, e questa qui a 125. Io uso queste due. Quando ho un intreccio della gialla ribassista, dov'è quella? Qui, stavo sbagliando, qui ho questo
incrocio qui ribassista della gialla sotto la blu, vedete che il prezzo rimane tutto ribassista, quindi anche se mi fa delle punte rialziste non torna più giù. Qui poi ho una cercata partenza della gialla che mi taglia la blu. Ah no, la blu non è questa, mi sbaglio, è questa più in alta. Non è riuscito comunque ad avvicinarsi. Qui c'è ancora più vicino, sono a 60 pips dalla blu, quindi probabilmente il prossimo slancio rialzista avrò l'incrocio della gialla, che è una media ciclica esponenziale, sarà più veloce e andrà a tagliare a rialzo la linea blu. Quindi abbiamo la ripartenza. Ok? Attenzione che la posizione aveva già dato il primo impulso, eccolo qui, vedete, il primo impulso lo ha dato. Mezzo. Ha dato il primo impulso, quindi dobbiamo stare attenti che non ci siano i punti ribassisti che vogliono portare la posizione al pivot. Vediamo se riusciamo a tenere una regola per poi mettere lo stop a pari. Vediamo un attimino. Oggi il 10, 10 ottobre. Mi chiedo anche Skype, nel frattempo non l'ho fatto. Ok. Mi sa che sta andando veramente bene la posizione qui. Vedete che io ho fatto un'entrata semplicissima contro l'indicatore. Sono entrato sul breakout di questa candela qui. Ho trovato un minimo rialzista, un rottura di un minimo, quindi falsa rottura e questo breakout. Sono entrato qui. 5 pips. Attenzione, poi me l'ha dato un attimino un po' più in alto, ma non importa. Primo livello di fibula abbiamo preso, andiamo a prendere il secondo, vediamo. Qui è già questione di voler o non voler prendere profitto, perché stop a pari non si può mettere, perché sennò si prenderebbe lo stop a pari e finita lì. Qui incomincia già l'idea. Continuiamo così. Abbiamo visto il daily, abbiamo visto un po' di spiegazione sul daily per via dei cicli. Abbiamo la candela verde che vedete adesso qui è in essere, dopo aver avuto un massimo di stamattina è arrivata qui, sta tornando verde da dove era diventata rossa. Quindi già un punto da solito non mi dice ancora niente perché è in movimento, quindi non posso dire che adesso è una candela ribassista. Assolutamente ancora non ce l'ho. Però la candela di ieri assolutamente è ripartita con un bello slancio dopo aver fatto tutta la candela ribassista qui in giù, bella piena, sembrava dover continuare, invece poi il sacco è tornata su del tutto, quindi è andata a fare un bel la parte rialzista. Andiamo sul 4 ore, ciclicamente come siamo messi. Fino a prova contraria io posso già concludere questa cosa qui. Qui ritorniamo all'esempio dei cicli e a Mauro che io ogni tanto scherzosamente lo prendo in giro, oppure prendo in giro Gianluca e tanti altri, ma perché c'è un po' di confidenza. Allora, il ciclo alla fine ti perseguita ovunque vai, tu hai dei cicli. Io mi ricordo che all'inizio, quando avevo fatto il metodo ciclico, ero talmente contento di aver trovato questo metodo che mi sono praticamente imbattuto in queste M cicliche tantissime volte. Okay, trovando poi un orientamento guardando le punte delle M, guardando le divergenze. Allora, questa è una divergenza, se vogliamo. Io non le trado le divergenze, ma questa è una divergenza. Okay? Questa è una divergenza di due massimi rialzisti contro due massimi ribassisti. Quindi presumo che praticamente avremmo una ripartenza. Questa è la divergenza. Infatti, vedete. È divergente non soltanto i due indicatori, ma anche la parte. Okay, chiudo il telefono che poi mi suona alle 10 di nuovo. Ok, chiudo anche questo. E poi mi parte l'indicatore della campana gaussiana, mi scende e gli indicatori, sia l'indicatore ciclico che l'indicatore di forza, sono entrambi posizionati rialzisti. Quindi questa è una divergenza. Ok, cosa mi aspetto? Ho un pattern 4S. Pattern 4S che parte sul ciclo 4, qui esattamente. Ieri lo guardavo veramente, dicevo, ma che cavolo, ma sono pattern 4S?
È da sfruttare. 1, 2, 3, 4. Il quinto segnale, ok? Il 4S all'interno dell'indicatore mi deve ripartire. Quindi questo è il segnale long. Segnale long di una ripartenza dopo un ciclo 4 che è chiuso, frattalità molto buona perché abbiamo un 1, un 2, un 3 e un 4. Abbiamo il prezzo fermo sia su una zona da nucleo, quindi il nucleo sulla forbice del nucleo, che è questa, oppure sulla forbice precedente, che l'abbiamo già usata l'altra volta. Quindi siamo in una bella zona per entrare, ok? Quindi qui, in ogni modo, non mi aspetto una cosa del genere, però ci potrebbe anche stare, mettiamo un Fibonacci da qui a qui, avremo una parte centrale più o meno in questa zona qui. Una rottura, abbiamo detto, a livello del perno, adesso questo è quello precedente, a livello del perno sarebbe questo lo devo togliere, vedi? Questo livello del perno è del perno vecchio, quindi questo livello del perno è questo. Ogni tanto me ne dimentico le cose, questo livello possiamo togliere, rimane il livello del perno, che è questo. Dai, quindi. Livello perno, ok? Quindi questa è la zona, questo lo possiamo anche togliere. L'avevo segnato in bianco. Non me lo voglio far togliere questo. Forse è disegnato. Vedete che ho disegnato. Ah, l'avevo disegnato. Cavolo, sembrava così dritta che sembrava una trend line. Sei, mi dai il mio. Il livello del perno è questo, ok? Quindi abbiamo dei punti d'entrata favorevoli, abbiamo la media 48 che a questo punto mi aspetto di trapassare la media 48, mi vedo una ripartenza ciclica. Sì, va bene, Federico, andiamo a vederlo. Dal punto di vista della campana gaussiana del ciclo insider, vedete che è una campana un po' stonata, se vogliamo continuare a parlare così, però ci sta che anche qui sta partendo, ok? Comunque, vi ripeto, è un insider, non è una lettura ciclica, è soltanto per fare del trading in più, ok? Adesso questo qui ci sarà qualche livello acceso. Quindi in questa zona qui, secondo me, mi parte un ciclo 1, possiamo anche andarlo a segnare. Sì, andiamo a vederlo subito. Giuseppe, andiamo a vederlo subito, un attimino solo. Allora, andiamo a vederlo subito. Nel frattempo, vi ripeto, c'è soltanto una cosa che mi disturba, è il punto di pivot che mi disturba. Allora, andiamo a vedere prima livello, ha toccato questo livello di Fibonacci, sta scendendo, non piace neanche a me tanto, ho paura che mi ritorni sui minimi, ho 10 pips. Vabbè, aspettiamo ancora, manca il cambio di candela, aspettiamo un attimino. Però andiamo a vedere nel frattempo, come dici tu, l'indicatore. Vedete, qui c'è un drawdown. Sicuramente è il 18 maggio. Eccolo qui. Il drawdown, logicamente, è. Dov'è il 18? No, non sono rimaste ancora aperte. Vedete? Sono ancora aperte. 21, 21, 24. Dovrei aspettare di vedere come me le chiude. Vedete il drawdown del 18. Questa è una fase. È una fase. E la fase adesso sta cercando di risalire. Vedete che sta cercando. Questa drawdown è classico, deve esserci perché è 18. Quindi se riesco a superare questo drawdown, già siamo abbastanza elevati come backtest. Lo sappiamo tutti che il maggio del 2017 è stato terribile. Adesso non mi viene neanche in mente che dato macroeconomico c'è stato, però non è che me ne frega più di tanto. Ok, andiamo avanti con la nostra analisi. Siamo qui, lo lasciamo correre, poi vediamo, lo superiamo sicuramente. Bene, torniamo a noi. Sì, non mi piace, vorrei chiuderla anch'io. Allora, abbiamo sul 4 ore una ripartenza ciclica, forse del ciclo 1. Questo è il minimo assoluto, quello di ieri, 1.14.30. H1, poi magari ritorniamo anche sul. Ritorniamo poi magari anche, questo serve il minimo di Gauss comunque, se anche, ok? Ritorniamo sull'H1.
C'è qualcuno che mi ha scritto siamo a metà del ciclo H1, questo è il minimo dell'H1. Allora, se mi riparte un ciclo, se mi riparte un ciclo sull'H1, qui mi parte un ciclo 1, probabilmente, però potrebbe essere anche un ciclo 3. La distribuzione è un po' strana. Allora, io intanto continuo a farmi la mia analisi così come la vedo. Questo è un ciclo 1. Mi è andato a toccare la 48. Andiamo a vedere l'analisi del ciclo 2, del ciclo precedente, della distribuzione precedente. 1, 2 che mi fa un nuovo massimo, diventa ribassista, 3 che diventa ribassista, e questo qui è il ciclo 4. Allora, potrebbe essere questo il ciclo 2? No, potrebbe essere questo il ciclo 2, sì. Allora, questo è il ciclo 2. Allora, presupponendo che su H4 riparte a distribuzione c'è un ciclo, è un ciclo 1 su H1, C più E Y, ciclo più E Y, ma ancora non ho provato. Ciclo più E Y, cosa vuol dire Y? O C più Y? C'è un condor, quindi mi sta descrivendo tantissimo. Sì, questo è un condor, si vede benissimo. Allora, benissimo che aggiungi questa cosa a C e il condor, chiaro. Bravissimo. Questo è un condor, ok? Però se questo è un ciclo 3, allora abbiamo l'1, sai cosa, lo sposto in alto così non disturba più anche se riesce. Non so dove l'ho messo questi due livelli lì, ma non lo so. 1, 2, 3, 4 non mi devi fare un nuovo massimo rispetto al ciclo 3, va bene che me lo fai se poi riempi come sta facendo adesso, però mi devi fare un 4 ribassista, ok? Per essere conforme con la distribuzione. La distribuzione è un po' sballata, non è tanto bella, anche perché il ciclo 4 è stato un ciclo un po' più corto sull'H4. Quindi questo è il ciclo 4 dell'H4. Quindi il minimo di partenza è questo. Lo andiamo a vedere per essere frattali, andiamo a vedere se era questo. Abbiamo 1,14,62, 1,14,62. Era questo, vedete? No, era questo 1,1462, era questo, quindi il ciclo 4 mi parte da qui, in questo 1,15,05. Non andiamo a essere precisi, 1,15,05 era questo, quindi andiamo a vedere che cosa riportava questa analisi qui. Ok, 1,15,05, quindi assolutamente guardate come ritorna tutto. Cancelliamo il da farsi, quindi cancellato, sì. Prendiamo la penna. Qui mi parte il ciclo, abbiamo un 1 ribassista, un 2 rialzista e non ci sta, un 3 e un 4. E sebbene sballata, che non la potevo leggere perché è tutta sfasata, vedete, qui partiva il ciclo 4, in questo punto qui e non qui, avrei avuto un 1 ribassista, un 1 rialzista, cioè un 2 rialzista, quindi questo è un 1, non diventa un 1, è un x, questo è un 1, un 2 e un 3. Questa parte di x ritorna però all'interno di tutto il ciclo 4, H4, ciclo 4, H4. Quindi questo è il ciclo 4, H4, anche se la distribuzione è letta sbagliata, non la potevo leggere bene perché se avevo un 1 ribassista, assolutamente non posso avere un 2 rialzista perché qui avrei un mega condor e poi continua così. Non è bella da leggere, però alla fine tutto il totale, questo è quello che mi aspetto. Qui mi parte il ciclo 1. Ci sta. Cambio dell'ora, attenzione, io direi di andare a eliminare la posizione, sapete? Se non, vedo che non mi sta partendo, non mi parte come voglio, mi ritorno qui. Abbiamo la partenza H1. Macroeconomia, no, non mi interessa. Stefano, non mi interessa la macroeconomia proprio. Zero assoluto, l'ho eliminata dal mio repertorio di analisi. La macroeconomia è un dato di fatto, quando esce il dato, speculazione, ma se leggi i cicli non la devi assolutamente guardare. Sì, normalmente hai ragione. E ne arrivo alla terza gamba del ciclo 1. Va benissimo farla, però nel momento sto guardando solo se su speculazione pura sui 5 minuti, se riesco a chiudermi l'operazione o se incominci a farmi una fase rialzista, perché in ogni caso
potrei anche andare a cercare un minimo di Gauss, in questo caso su 5 minuti. Quindi sto soltanto capendo come si sta formando la candela H1 per capire se qui, questo è il mio minimo assoluto, e io ho già fatto 10 pips di rialzo da dove sono entrato io, ne ho fatti solo 5 e questo non mi piace tanto perché non posso mettere lo stop a pari. Se mi rompi questo massimo qui magari ti metto lo stop a pari e cerco di portarmelo ancora più in alto. Mi sto guardando questo. Nel frattempo non ha ancora passato le posizioni aperte, da qui ci sono i multipli, non ha ancora passato, siamo il 2 gennaio e ancora si porta appresso le posizioni 18, ora sta ritornando nella zona. Nel frattempo però ha guadagnato e a 7.000, quindi il bel test ancora tiene ed è buono, ok? Quindi lo lasciamo correre, sembra tenere a posto, poi vediamo quando si mette flat e ritorniamo in parità. Allora, niente, c'è questa zona qui che tiene molto forte, il 38.2 di Fibonacci che cercano di vendere, però se rompe il massimo precedente, che è questo, se mi rompe questo, allora torno anche dentro la media 21 e potrei incominciare a tenere, però, non è tanto, non mi sembra che sia convinto, eh? Non mi sembra per niente convinto. Vabbè, torniamo a noi così ci facciamo, finiamo l'analisi. Allora, sull'H4 abbiamo questa zona qui. Questa zona qui. Qui dentro mi dici, Gianluca, che ci sono due cicli. L'H1 ha già due cicli, due mezzi cicli. Qui all'interno abbiamo un mezzo ciclo e l'altro mezzo ciclo. Qui è la partenza dell'H1. Quindi sui 15 minuti dovrei avere i due mezzi cicli dell'H1, che sono questi, 1 e 2. Qui ritorna un po' d'aiuto i 15 minuti. Qui abbiamo il primo ciclo, qui abbiamo il secondo, dove sta ripartendo. Cosa deduco da questo? Pattern 4S, anche se non è pulitissimo, logicamente siamo qui 15 minuti. La cosa deduco? Pattern 4S perché, ormai lo sappiamo, è un ciclo che contiene 4 segnali. Cos'è che deduco su questa cosa qui? Siamo in un ciclo 3, ciclo 2 laterale, però comunque rialzista, ciclo 1 rialzista. Qui abbiamo la M ciclica della fase ribassista se dovesse chiudere il ciclo. Se in caso va qui sotto, posso usarla come sostegno, perché questa qui è una trend line ciclica, non è detto che ogni volta che me la rompe devo essere ribassista. Adesso sono nel ciclo 3 dei 15 minuti. Io non lo uso quasi mai, lo uso però in questi casi, così magari potresti prendere un po' di spunto, Mauro, se ti piace, visto che a te piace i 15 minuti, di guardare il 15 minuti soltanto quando ti serve per sostenere altre analisi. Qui dentro, in questo 1 e 2, hai la prima fase dell'H1, che è questa, che contiene questi due cicli. Bene? Allora, avendo questi 15 minuti, qui, per essere un ciclo 3, cosa deve fare? Guarda, con il ciclo 2 ci sta su 15 minuti. Allora, da statistica un ciclo 3 che fa un doppio massimo, magari col ciclo 2 ci sta su 15 minuti. Sì, però, oltre alla statistica, io potrei anche vedere un'altra cosa. Oltre che un doppio massimo, un ciclo 3 rialzista che fa quello che vuole. Perché? La metto qui. Come trend line di appoggio rialzista. Cioè, the trend is your friend, quindi assolutamente il trend è rialzista da ieri. Non, la spinta è rialzista e si può solo smentire se incomincia a farmi veramente una discesa e mi rompe anche il minimo di ieri, allora smente, viene smentita. Però finora i punti d'appoggio 1, 2 e 3 sono punti di ripartenza. Questo è un ritracciamento e questa è la ripartenza. Andiamo a vedere la candela daily, vedete che si sta ricoprendo di nuovo di verde, non è riuscita ad andare sotto, anche perché deriviamo da questa spinta. Questo vuol dire che qui qualcuno ha preso profitto o si è girato comunque long, quindi la spinta è rialzista, il trend è rialzista e andrò a
sostenere il trend rialzista. Portiamo 5 minuti di nuovo sul 38,2. A questo punto, ragazzi, tra un pochettino io clicco, se non mi parte, clicco. No, non sembra una candela bugia. Sull'H1 è un po' difficile che mi fa una candela bugia sul fine ciclo, ok? Quindi un po' una candela bugia un po' così lunga. Per tornare lì sotto, ci vuole molta. Allora, il movimento dell'euro-dollaro, dal mio punto di vista, il movimento dell'euro-dollaro da parte di macro dati, se voglio andare qui sotto, devo avere tanti quattrini, cioè ci deve essere una massa di volume di soldi che spinge il mercato ad andare di sotto. Per arrivare magari fino a qui, o arrivare fino a qui, o arrivare dove è arrivata stamattina, ci vuole un po' di fegato, ci vuole che gli istituzionali dicano: ok, lo faccio scendere di 20-30 punti alle 9 del mattino, però poi me li vado a riprendere tutti quanti in long. Lo faccio scendere perché intanto i piccoli retail, i piccoli Treda, hanno gli stop lì sotto, cercano di trovare il long, io mi vado a prendere i loro stop, così metto i soldi nel mercato che poi mi vado a prendere con i long. Quindi la mano lunga tende. Cosa succede alla mano lunga quando tiene troppo, mette troppo peso nel mercato? Gli sfugge di mano. Cos'è che gli sfugge di mano? Se loro hanno l'intenzione, se la mano pesante ha l'intenzione di questo, però prima di fare questo fa scendere il mercato fino a qui. Quando sfugge che incomincia a scendere così, anche i piccoli, che sono tantissimi, cioè se noi ci mettiamo milioni e milioni di piccoli trader, si mettono a tradare, hanno la stessa forza di una mano grande. Quindi quando sfugge di mano a loro l'idea di andare poco short per poi partire il rialzo, ma qui sfugge troppo e tutti quanti si girano short, sfugge di loro, il mercato gli sfugge di mano e arriviamo sul minimo assoluto, anzi continua, ok? Onde evitare questo, non lo fanno scendere più di tanto, lo fanno scendere fino a un certo punto per poi dire: ok, adesso sac, riparto subito, rialzo velocemente, così non hanno neanche il tempo di entrare. Ok, gli brucio tutti gli stop che hanno, prendo tutti i soldi che hanno e poi mi dedico a tenere l'andamento rialzista. Questa è l'idea che hanno le mani grandi, che mi sono fatto io. Secondo me è così. E infatti, anche se non fosse così, non me ne frega. La mia idea è quella. Adesso vedete che ci ha fregato, perché mentre parlo è arrivato 38,2, sta scendendo, adesso è tornato in negativo. Che poi ricordiamoci, c'è sempre questo punto di pivot qui che non mi piace. Sono i 10,10. Vediamo se tiene. 10,10. Vediamo se tiene, se non riusciamo a tenerlo ancora un attimino. Se torna su, allora lo lasciamo che corre. Anche questo è positivo, però deve ritornare su fino a qui. Vedete che ha perso subito 10 pips. Si avvicina al minimo assoluto. Questo non è una cosa bella. Oh. Però questa candela mi piace. Vediamo ancora un attimo di tenere. Si è flattato, mi sembra che si è flattato. Attenzione. Va bene, lasciamo ancora, andiamo a finire il discorso qui. Quindi quello che sto pensando io è che non mi ritorni più sotto questa zona qui. Bene, quindi abbiamo un Fibonacci, lo mettiamo di un colore magari più decente. Non mi piace tanto questo giallo qui, mettiamolo. Bianco, magari lo mettiamo anche tratteggiato. Okay, quindi abbiamo questo Fibonacci qui in questa zona qui del pivot, ci sta perché anche c'è il pivot, potrebbe ripartire al rialzo. Non penso che arrivi al pivot, però vabbè, lasciamolo stare. Poi eravamo sui 15 minuti, abbiamo questa trend line ciclica, ok? Che se viene interrotta dopo che il ciclo mi ha fatto così, allora io lo posso tradare, diventa ribassista. Ma se poi la trend line ciclica mi viene interrotta qui, logicamente adesso diventa un sostegno e mi farà il ciclo 4 così. Quindi mi posso aspettare una distribuzione così. Freghiamoci per il momento che la campana gaussiana è lì sopra, eh? La campana gaussiana potrebbe fare così, chiudersi qui e poi ripartire. Quindi avere comunque dei cicli rialzisti mentre sta scendendo. Quindi avere la divergenza come la dicevo prima. Ok? Quindi per il momento lasciamo stare.
Torniamo noi, qui abbiamo il pattern 4S all'interno di questo indicatore, quindi il prossimo segnale sarà rialzista. Se il prezzo continua, e qui anche abbiamo un aiuto ancora dell'ultima parte del ciclo, quindi andiamo qui, prendiamo l'ultima parte del ciclo, che è questa, questo massimo qui, anzi questo massimo qui, e mi tiro questo Fibonacci. Lo traccio, sopra il 50% io vado long, perché allora incomincio ad avere la forza del nuovo ciclo. Quindi avrei anche il segnale rialzista, avrei il prezzo sopra la 12. Cosa deve fare il ciclo 3 per essere un ciclo 3 confermato? Può essere che non mi faccia un ciclo 3 confermato, quindi continui a farmi un andamento così e poi scendi con un ciclo 3 così. Si è bruciato il conto, ok? Non importa. Quindi questo potrebbe succedere, però potrebbe anche succedere che mi ritorna sopra, mi fa così e mi riparte. Deve andare sopra la media a 12 periodi. Quindi in ogni caso sono sempre su questa zona qui della 12 periodi, devo andare. Quindi aspetto un retest della 12. L'unica cosa che pesa, vi ripeto, è il pivot che non è ancora stato testato. Andiamo a vedere perché si è bruciato. Si è bruciato perché sono finiti i soldi il 29 giugno. Quindi non va bene come backtesting. Se bene sono partito con una size molto bassa, non va bene. Quindi non va bene. Il backtesting lo chiudiamo, poi me ne farò un altro. Ok, vedete che succede in tempo reale, già è successo tante volte, ma è bello perché sto puntando sui punti più. Sto cercando veramente l'ago sul pagliaio, sto cercando la soluzione più semplice per superare un punto difficile con una versione di algo che mi permetta di essere tranquillo e di magari fare il 100% in un anno. Quando qualcuno mi parla, ma io ho un robot che mi fa il 20% in un anno. Davo, tientelo. Io ne ho tanti che mi fanno il 20% l'anno, ma il 20% non lo voglio. 20%, se io metto 10.000 euro, mi faccio 2.000 euro l'anno, allora non è la cosa migliore. Con un conto da 10.000, io vorrei farmi minimo altri 10.000, cioè il 100%. Ok? Perfetto. La candela a 15 minuti scade tra un minuto. Tra un minuto scade la candela a 15 minuti e sarebbe bello vedere che la candela prossima ma l'algo in 100% anno lo fa in sicurezza? Sì, lo fa in sicurezza. Questo sì che lo fa in sicurezza. Però sto cercando di fare una cosa che il 100% anno che lo fa comunque, me lo faccia con un'idea di proprio. Ok, tanto sono, a meno che non ci sia, non sparano a Trump, l'algo tiene. Questo sto cercando veramente di avere la super sicurezza. Ok? Ok, Mauro? Certo che lo fa, il 100% lo fa, lo sappiamo, il robot è bestiale. Più che altro è bello anche perché chi va, veramente vuole usare sotto l'algo per fare il 100% in un mese, tanti lo stanno usando. E sono consapevoli di questo, lo usano e fanno i suoi da 1000, 2000 e così via, ritirano il guadagno e poi lasciano correre. Quindi è già successo. Poi devi stare sempre attento: se tu ritiri sempre i tuoi guadagni, prima o poi il tuo conto va a zero. Però se tu lo ritiri 5-6 volte o 3 volte, già hai guadagnato 3000 euro. Quindi va bene. Sì, lo fai in un modo sicuro, Mauro, lo so. Ma io non voglio che lo faccia in un modo sicuro, lo voglio fare in un modo, oltre che essere sicuro, garantito. Vabbè, usiamo questa parola che non mi piace. Garantito, meglio ancora protetto, ok? Garantito non è bella la parola. In un modo, tu mi scrivi che lo fa in un modo sicuro. Sì, lo fa, ma lo deve fare garantito. Se io voglio dire, ok, negli ultimi 10 anni con l'algo è sempre stato un buon anno. Garantito non c'è, infatti lo dico io, però. Come ho detto io, in un modo protetto, ok? Protetto, va bene? Che io in ogni caso, anche se ho raddoppiato il conto e sto arrivando a fare il 100%, arrivo a fine anno e mal che vada mi riprendo i miei soldi, quindi protetto, ok? Va bene, così ne ho trovato anche la parola giusta. Waiting, è uscito, avete visto che è uscito il segnale waiting? Non c'è più la forza, è waiting. La candela, ma la prossima candela di 15 minuti è secondo me significativa perché
Perché dovrebbe riuscire a trovare di nuovo questi massimi. Trovando questi massimi, dovrebbe romperli e trovarsi dall'altra parte, quindi arrivare al minimo minimo al 50%. Sono 10 bit, non sono tanti. Quello è che mi aspetto della prossima candela a 15 minuti, perché si deve allontanare dal minimo. Tu mi devi far partire il ciclo 3, è quello che mi aspetto. Che mi aspetto, come diceva prima Gianluca, mi pare la terza gamba. Questa, prima, seconda, terza. Quindi se mi devi ripartire, devi ripartire adesso, non tra 2 o 3 ore. Adesso che c'è la volatilità lo devi fare. Ok? Quindi mi aspetto questo, quindi mi aspetto anche un nuovo massimo rispetto a questo, mi rispetto una zona che mi riparte. Se mi fai la terza gamba dopo aver avuto questa zona qui, mi fai anche una zona nuova massimo. Quindi mi aspetto questa. Quindi per il momento si è fermato il mercato, è fermo dove ho aperto la posizione, non c'è più tanto, però il Fibonacci, vedete, da qui è arrivato il 50% sul pivot, non c'è ancora arrivato, è arrivato a 38,2. Non dico, anche se arrivava il pivot e mi riparteva, vabbè, ma il pivot sembra talmente distante che ritorniamo alla mia idea, all'idea che comunque ho, che potrebbe essere pericoloso per le mani forti fare scendere il mercato da qui, visto che ieri è salito tutto, stanotte è risalito i nostri massimi, le mani forti dico, ok, lo facciamo scendere così andiamo a prenderci un paio di stop loss che hanno messo chi è entrato adesso sui massimi. Andiamo a prendere gli stop loss dei cinesi, ve la dico così scherzando, e lo facciamo scendere di 20-30 punti. Poi arrivano qui, c'è una zona di Fibonacci, loro lo vedono, questa è la Fibonacci intraday. Ma se io ti faccio scendere fino al pivot, magari qui perdo le redini, perdono le redini del carretto che sta macinando i soldi, praticamente perdono e qui dicono: cavolo, adesso sono entrati troppi, è troppo difficile perché per farlo salire da qui a farlo tornare lì in alto mi servono altri tot miliardi, miliardi e miliardi e miliardi. E potrebbe essere troppo rischioso perché a un certo punto qualche istituzione che toglie dal fondo monetario dei soldi potrebbe portare a loro un danno che dico: cavolo, ma per entrare ancora mi servono ulteriori miliardi, ma io qui c'ho già tot di miliardi rialzisti. Qui mi sono sposto per farlo scendere. Qui cerco di farlo entrare con un altro tot di miliardi. C'è qualcuno di fondi speculativi, anzi hedging, fondi di hedging che mantengono i soldi soltanto per avere la garanzia che quando ritornano alla loro patria hanno gli stessi soldi che hanno investito all'inizio, tolgono il pacchetto di hedging che hanno qui. Cosa succede? In questa zona qui il mercato scende ancora, ok? E si ritrovano qui nel minimo assoluto. Chi ha qui miliardi, le istituzioni, che ne ha messi altri per tornarli in alto, deve metterne qui altrettanti, ma non deve metterne una parte. Qui ne ha messi uno, qui ne ha messi due e qui ne ha messi tre. Quindi qui è già esposto con talmente tanti miliardi che diventa troppo pericoloso. Quindi non riescono a farlo arrivare fino a qui. Perché dicono, cavolo, sta già scendendo tanto, meglio che chiudiamo le posizioni perché abbiamo ancora queste aperte, quindi togliamo la controparte per non rimanere bloccati e facciamo sa salire il mercato. Quindi è difficile farlo arrivare fino a qui. Questa è la mia idea, ok? Allora, il pre-borsa sarebbe dalle 7 alle 9. Il pre-borsa parte dalle 6 e mezza, 7 fino alle 8 e mezza, 9. Quindi non ha un orario preciso. Questo lo dice uno che fa i ravioli in casa, cioè io sono un trader fatto in casa, ok? Non sono un banchiere, non sono non ho studiato economia, scienze politiche, non ho assolutamente queste cose. Quindi te lo dice uno che è fatto in casa. Secondo me vale la pena tradarle dalle 6:30, quindi ci si alza, alle 6:30 ci si approccia al PC. 7, 7:30, 8, 8:30, verso le 9 apre la borsa. Prima delle 9 comunque la preborsa si è già chiusa, quindi verso le 9 chiude la preborsa, comunque hanno gli stop a pari. Ok? Comunque se arrivasse al pivot riparte da lì, è uguale, a parte che ci vuole più margine. Certo, ci vuole più margine, però a questo punto ci vuole più margine per farlo arrivare al pivot, ci vuole più capitale. Ricordiamoci che chi fa il movimento ribassista da qui ha investito qui dei long. Ok? Qui vuole prendere, anzi, qui è costretto a mettere altro capitale per farlo risalire. Poi qui sarebbe costretto a metterne altri tre. Chi vuole sprecare
parliamo di miliardi qui e miliardi qui. Ricordatevi Lehman Brothers, ricordatevi qualsiasi altra società di investimenti che sono fallite, proprio perché si sono speculate loro stessi in questi movimenti qui. Quindi questa speculazione da qui a qui non deve arrivare fino al pivot in questo caso, ok? Non deve arrivare dalla parte alta al 50%. Secondo me questa è la mia teoria di un trader che non ha niente da dire a questo campo di livello perché non li ho studiate, però secondo me tante volte l'ho viste fare e questi movimenti non ci sono. Bene, 15 minuti. Candela che comunque è ripartita verde. Per la speculazione, se io dovessi usare soltanto il mio livello di pensiero, soltanto la mia idea, già per la speculazione pochi pips vanno bene. Ok? Adesso sono veramente troppo pochi, non riusciamo a prenderli perché vabbè, qui sarebbero 5 pips con posizioni un po' più pesanti, vanno bene. L'idea è di andare a coprire tutto i 10 pips di discesa. Lo sta facendo in tempo reale. Cioè, quello che sto dicendo, non perché spero che vada bene la mia idea e poi se mi va al contrario, no, non è questa. Io sto guardando il grafico, quello che vedo con voi, e sto spiegando quello che penso dovrebbe fare il grafico a questo momento. Ok? Quindi non è che voglio adesso un applauso perché sta facendo quello che dico io, ma è proprio perché la spiegazione del mio sistema o del mio modo di pensare per fare trading è questa che vi sto cercando di trasmettere. Non voglio insegnare a nessuno. Ok? Io sto trasmettendo quello che faccio. Sulla 21 ci sta pienamente. Una chiusura sulla 21 ci sta pienamente per la speculazione breve. Un rientro dentro il canale della 21. Cosa vuol dire Gianluca? Se io rientro dentro il canale della 21 alle 60, cos'è? Cosa deve fare il prezzo, le candele per andare ad avere un incrocio della media 21 alla media 60? Ok, quindi avrei il prezzo che mi rientra, vedete qui addirittura non ce la fa, rientra qui dalla 21, mi va sopra la 60 e riparte a rialzo. Quindi l'incrocio della gialla, quindi la 21 con la 60, viene anticipato dal prezzo che mi rientra dentro la 21. Ok? Quindi mi sto aspettando questa cosa qui. Ok? E sto aspettando qui questa, perché alla fine, in ogni caso, siamo in un trend rialzista. Sarebbe bello da vedere. Anche l'euro yen si sta portando a rialzo, perfetto. Quindi possiamo andare a vedere anche l'euro yen che sul minuto o su 5 minuti, anche se qui non ho il lettore, mettiamo così: su 5 minuti, dal minimo si sta riportando su. Ok, fase difficile. L'euro dollaro sembra trovare e non trovare la forza, sembra voler, ma non ce la fa. Secondo me, tra un po' esplode, come esplodo anch'io. Quindi, qui livello di entrata è sui. Sul 4S, quindi il prossimo segnale rialzista, prezzo che mi va sopra la 12. Quindi per andare sopra la 12 deve andare sopra questo massimo fino adesso, a meno che non se ne vada in laterale per altre 2, 3, 4 candele, 15 minuti, ma se mi arrivi fino a qui, da qui io sicuramente ti vado a prendere un nuovo massimo. Quindi quello che mi è già confermato, parola bella e anche brutta, mi ha già confermato una cosa al grafico, che io sono già arrivato fino a qui, quindi fino a qui io ti ho già fatto vedere che sono a 2 pips dal massimo. Cosa mi richiedi quando vai vicino al massimi? Cosa mi richiedi se vai vicino ai massimi? Cosa mi fai? Mi devi fare un nuovo massimo. Quindi mancano 2 pips, ok? Quindi adesso che mi scendi così a 5 pips, non me ne frega niente, tu mi devi fare un nuovo massimo rispetto a questo, e questo qui io me lo aspetto. Me l'aspetto da te perché mi hai illuso di fare un nuovo massimo. E qui ritorna sempre l'idea dei fondi speculativi. Se il fondo speculativo ha deciso questo, farà un nuovo massimo, ma farà anche un nuovo massimo rispetto a questo, perché loro hanno deciso che qui sopra ci sono dei soldi. Qui dentro c'è un livello di soldi da andare a prendere. Ok? Questo è il livello dei soldi speculativi di gran massa. Possiamo andare a vedere se è cambiato da ieri. Questa sarebbe una cosa bella perché qualcuno poi mi ha scritto e io non ho, in questi giorni non ho il tempo perché lo dedico un po' alle mie figlie piccole che sono qui e ancora non le sento, quindi stanno ancora dormendo. Che scusa, era, mi ha scritto, ma non ho ancora risposto, rispondo magari lunedì, che ho fatto vedere velocemente lunedì un sito. Con che
che è Trading Floor, quindi appoggiato al gruppo Dorea Saxo. Guardate, cosa è successo? Cosa stanno aumentando? Stanno aumentando dei livelli short. Ok, al posto di stanno e quelli buy stanno diminuendo, quelli short sono aumentati. Cosa vuol dire? Ok, vedete che c'è una mega posizione short qui. Cos'è questo mega short? Cerchiamo di studiarlo questa cosa. È qualcosa che qualcuno ha dovuto mettere delle posizioni per coprirci. Per coprirsi. Se questa posizione o questa mega volatilità in short sparisce, il prezzo mi schizza a rialzo. Mi va a finire a rialzo. Guardate, ci sono posizioni long a 1,25. Ci sono mega posizioni long a 1,30. Quindi questo arnese, questo sistema qui, tenetelo un po'. Non dovete studiarlo oggi, domani. Vedete che ci sono posizioni long anche 1,06, ci sono posizioni long anche sotto 1,04, questi sono fondi speculativi. Ma queste cose qui, tenetevoli, non studiate tutto, ma sì, come faccio a studiare? No, lo dovete tenere monitorato, piano piano la soluzione vi arriva da sola. Ok? Ok? Poi studiatevi questo, cioè, ve l'ho già detto l'altra volta, sono posizioni aperte. Poi possiamo andare a vedere sugli altri, qui c'è il Tools, quindi giochi, un attimo solo, ok, sono ritornato, ho dovuto mettere un attimino il microfono perché, come ho detto, ho i miei bambini e si sono svegliati. Allora, qui abbiamo altri, le posizioni, queste sono ordini pendenti, mi sa che avevo cliccato gli ordini pendenti adesso, no? Fatemi vedere. Questi erano gli ordini pendenti, quindi pendenti ho degli short, tanti short pendenti e pochi pendenti buy, ok? Avevo sbagliato a cliccare, forse. E questo qui invece sono le posizioni aperte. Vedete che sono, è diverso, già gli ordini pendenti che erano più short, chiaro perché il mercato sale, qui abbiamo la maggior parte dall'altro giorno che è cambiata, adesso abbiamo più buy. Quindi studiare questo strumento. Qui andiamo su Tools, qui avete tante altre cose, le correlazioni, il sentiment di mercato, vedete? C'è più buy che short, l'altro giorno era più short che buy, quindi sta cambiando un po', sta cambiando, 10 ottobre, ore del 7 mattino. Qui potete vedere però uno studio che non vi consiglio per il momento, il Cot Report, ok? Questo non è neanche il Cot, potete vedere il Cot vuoto com'era? Sì, questo è il Cot, sì. Okay. Dovete studiare, se non ve lo sto a spiegare, però studiatevi un po' queste cose qui. Vedete qui, forse si può anche ingrandire, no, non si può ingrandire. Qui abbiamo i commerciali, poi c'è un altro sito che magari ve lo spiego ancora meglio, però questo qui va benissimo per vedere il report COT che esce tutte le domeniche. Qui abbiamo l'S&P 500, poi dobbiamo cercare di mettere l'euro-dollaro e tutto il resto. Ok, setting, c'ho tante cose da fare. La tabella di correlazione, ma Mauro, non è solo interessante, a parte che è sempre aggiornata. Qui vedi che l'euro-dollaro, però se tu vai a vedere la correlazione, anzi dovevo vederla magari qui, non qui, ma qui, qui vedi praticamente la correlazione che c'ha l'euro-dollaro col dollaro franco-svizzero, che è questa qui, ok? È praticamente quasi a pari. Qui si vedono veramente tante belle cose. Dovete giocare su queste cose. Potete vedere queste. Quindi cambia un po'. Oppure questo. Cosa vuol dire questo contro questo? Euro-dollaro, franco-svizzero. Ok? Sono veramente pochissime le differenze. Quindi è chiaro che l'euro-dollaro contro l'euro-dollaro con il dollaro franco-svizzero ha poche correlazioni. Poi è tutto da mettere anche magari in correlazione negli ultimi giorni, tutto il resto. Questo è un sito veramente fatto bene, esiste da tanti anni. Non sempre lo guardo, assolutamente da tempo che non lo guardo perché ho il mio trading, però ogni tanto quando nelle fasi difficili si potrebbe guardare come sono messe gli ordini pendenti, come sono messe le posizioni. Ah, le posizioni stanno cambiando, c'è più euro c'è più euro in compra che in vendita? Ok, allora può incominciare a essere interessante. Già è 50-50, quindi non è ancora cambiata l'idea. Però quando mi va sopra i massimi di oggi sicuramente mi cambia l'idea. Okay? Poi abbiamo visto adesso che era arrivato di nuovo qui e si ferma a 6 pips. Secondo me esplode, rialzo. Ok? E adesso vi ho fatto vedere questo sito, trading,
lo dico come si legge, tradingfloor.com, ok? Va benissimo, perfetto. Quindi se volete andare a vedere, trovate questo sito, è solo in inglese, dovete un attimo studiare, è sponsorizzato dalla Saxo. Un bel sito, veramente. Ok, però è un po' difficile anche da studiare. Torniamo a noi, siamo sempre sopra l'open price, è questo, siamo in questa zona qui, ha toccato un livello, secondo me il pivot non lo tocca, per diversi motivi che vi ho già detto, per motivi di speculazione. È difficile poi per le mani forti ritornare su, se perdono le redini il cavallo scappa, se gli scappa a ribasso devono investire ancora di più. Quindi o vedono che la situazione non è troppo chiara e il mercato perde di volatilità e non riescono ad andare sui massimi nuovamente, allora cosa fanno? Chiudono le operazioni che hanno qui mantenendosi poco a poco perdita, oppure riescono a portarle a pari e le chiudono. Ma vi ripeto che normalmente le mani forti, le entrate che fanno sono spostamenti di miliardi, quindi riusciranno sicuramente a portare il prezzo qui in alto. Okay? Se poco, poco vicino al massimo loro hanno i loro livelli di entrata. Quindi i livelli di entrata sono questi. Quindi quello che mi aspetto è quello. Sui 4 ore siamo nel ciclo 1, quindi ciclo 1, se questo è il massimo assoluto qui sotto non mi vai, quindi 50 pips di stop loss. Sul daily abbiamo questa bella candela, quindi tutto dovrebbe essere interessante. Normalmente quando io chiudo il webinar mi parte tutto a rialzo, quindi lascio stare tutto così com'è. Io vi ringrazio della partecipazione. Ci si sente oggi pomeriggio alle 2:30 per chi ha ricevuto il link. Io non so chi ci sarà. Vedremo chi partecipa al live trading con lo scalping. L'altra volta c'era poco da fare. La volta prima che ho fatto il mio webinar aperto era il mercato in lateralità. Io ho quegli orari lì, cioè 2:30, 3:30. Quindi non prendetevela male se poi magari nel momento di lateralità non riesco a fare trading, cioè assolutamente non, magari ho delle posizioni già aperte, non lo faccio, però posso consigliare, ma assolutamente l'orario più consono è 2:30-3:30, quindi siamo a posto. Quindi oggi pomeriggio alle 2:30 spero di essere puntuale, ho un appuntamento, ma dovrei riuscirci, quindi alle 2:30 se non vedete che non ci sono arrivo un minuto dopo, ma normalmente alle 2:30 sono online, quindi ci si sente dopo. Ciao, buona giornata a tutti, buon proseguimento. Grazie a tutti. Ciao, 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 ciao.